Da Spedino, Birra del Borgo, diciamo, si diverte ogni anno a lanciare bizzarre stagionali birre strane, e oramai è già il secondo anno che ci divertiamo a produrre la nostra versione di un Imperial Stout. L'Imperial Stout siamo nati qualche anno fa facendo una birra che era stata una dedica per un nostro affezionatissimo cliente, che era appunto l'Imperial Stout, letta e pronunciata alla stessa maniera, ed era una birra che si basava moltissimo sulle classiche tradizionali Imperial Stout inglesi, e giocava, diciamo, utilizzando anche un affinamento in botte. E la nostra Imperial Stout, invece, che facciamo un'imperiale, anzi dove portiamo proprio la dicitura Imperial Russian Stout, parte di ispirazione sul recuperare un vecchissimo stile, soprattutto questo stile delle birre anglosassoni, e noi facciamo fermentare la birra addirittura proprio all'interno di botti grandi da 30 ettoli di legno. È chiaro che la fermentazione in legno ovviamente tende a ridare quel carattere un pochino rustico e antico che avevano queste birre, nel senso che proprio le birre, diciamo, le Imperial Russian Stout di vecchia generazione erano birre sui 10 gradi alcolici, molto tostate ovviamente, quindi con un uso di malti torrefatti importanti, ed avevano però allo stesso tempo anche una lunga maturazione in legno che tendeva a dare dell'acidità, diciamo, causata dall'ossidazione proprio della birra, e allo stesso tempo anche delle note di legno che provenivano, diciamo, quindi le note di vaniglia ricche che provenivano dalle birre. Le botti di legno che noi utilizziamo cerchiamo di tenerle il più possibile lontano da diversi microrganismi, di quelli che possono essere altri nostri amici che troviamo in altre nostre birre, e quindi facendo la fermentazione all'interno delle botti ovviamente la birra tende ad avere una sfumatura particolare di gusto e di profumo. Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me.